Siamo a Londra, alla presentazione stampa dei nuovi prodotti iRobot. Abbiamo potuto vedere in anteprima il nuovo Scuba 230, il robot lavapavimenti dalle dimensioni così ridotte da stare letteralmente su una mano. Il robot ha sul dorso i pulsanti dell'accensione e quello dell'avvioprogramma e la pratica maniglia che richiama direttamente il design della linea 700 di Roomba. Nella parte frontale troviamo il bocchettone del serbatoio, capiente 350 ml, che può essere caricato con acqua corrente o con acqua diluita con l'apposito detergente iRobot. Infine, nella parte posteriore abbiamo il bocchettone di scarico dell'acqua sporca. La caratteristica peculiare infatti della famiglia Scuba è la separazione tra acqua pulita e acqua sporca, garanzia per la casa produttrice di un pulito superiore. Ci hanno mostrato poi la base del robot, dove si può vedere la fila di spazzole per la pulizia del pavimento e la sezione orizzontale dove l'acqua viene risucchiata. Il robot possiede due programmi distinti, da 20 o 45 minuti, che vengono impostati semplicemente a seconda della pressione esercitata sul pulsante di avvio programma. La gestione dello spazio del robot è la medesima del Roomba 700, questo perché lo Scuba 230 è dotato della stessa tecnologia iAdapt, che dovrebbe assicurare che ogni punto della stanza sia coperto diverse volte. La copertura è indicata dal produttore in circa 13 metri quadri a lavaggio. L'autonomia di copertura e le dimensioni straordinariamente ridotte lo rendono proprio per questo ideale per lavare gli spazi del bagno e della cucina. Abbiamo visto anche come il robot Scuba 230 individui grazie ai sensori di livello il vuoto, fermandosi prima di cadere. Il robot infine si ricarica tramite un piccolo caricabatterie con grande risparmio di spazio. Il nuovo Scuba 230 di iRobot verrà lanciato verso fine marzo ad un prezzo di 329 euro.